Sono il direttore della Biblioteca Alessandrina e passerò subito la parola alla dottoressa Pasquale, che è il responsabile del Centro Culturale di Roma, per la presentazione in programma oggi. La Biblioteca Alessandrina è onorata e felice di avervi qui e sono sicura che sarà una interessante materia di conversazione, uno scambio appunto culturale di alto livello. Grazie. Io occupo indegnamente in realtà questo posto, ma semplicemente per ringraziarvi, ringraziare i nostri relatori di essere qui. E un ringraziamento particolare alla dottoressa Fugaro e alla Biblioteca Alessandrina, perché in realtà molti di noi, insomma, ragazzi che fanno parte del Centro Culturale di Roma, abbiamo studiato per tanti anni in queste sale, quindi in realtà siamo davvero felici che oggi possa, insomma, questo rapporto possa continuare e che questo possa, insomma, l'università possa essere un posto dove continuare un approfondimento di conoscenza al di là degli studi universitari. E per questo motivo ringrazio anche i relatori che sono qui oggi, con i quali siamo contenti di poterli conoscere e speriamo che, insomma, possa iniziare oggi un rapporto che possa continuare. E ringrazio in particolare il professor Civitani, che è il vero artefice di questo incontro, e quindi lascio lui la parola per cominciare. Grazie. Ma io mi sento un po' così, non dico come un pesce fuor d'acqua, perché il contesto nel quale vivo, lavoro, non è Roma, è un'altra università, è un'altra città. Però una serie di eventi concatenati fra di loro in maniera assolutamente casuale, un po' come è successo in occasione delle presentazioni di questo libro che si sono svolte in altre sedi, Bari, Foggia, Campobasso, Chieti, mi hanno portato a incontrare persone, persone alle quali mi legava un lungo rapporto di amicizia, o persone che io fino a quando non ho proposto questo libro non conoscevo nemmeno, come appunto rispettivamente succederà oggi pomeriggio con i relatori invitati che siedono dietro questo tavolo, il professore Rasulis e il professor D'Alessandro. Diciamo che laicamente parlando, io mi atterrò, cercherò di attenermi nella maniera più scrupolosa possibile a questa concatenazione causale di eventi. E proprio in questo spirito mi asterrò dall'introdurre una presentazione di questo libro, che viceversa spetterà come compito che si sono amichevolmente e liberamente assunti, e io vi ringrazio per questo, i relatori ospiti. Perché questo? Perché mi sembrerebbe di tradire lo spirito col quale queste iniziative, compresa quella di stasera, di Roma, sono state assunte. Uno spirito di assoluta libertà, di assoluta franchezza, di assoluta lealtà rispetto a un invito formulato. E io mi permetto di, lo faccio anche essendo stato autorizzato dall'interessata, di avviare la presentazione di questo testo di Julián Carrón, La bellezza disarmata, con le parole che sono state usate da una studentessa, giovane studentessa dell'Università di Foggia, che prima di conoscere questo libro e l'esperienza che sta dietro questo libro, Don Julián Carrón è un teologo di fama internazionale e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, prima di conoscere questo libro e l'autore di questo libro,
non aveva il benché minimo sentore né relativamente ai contenuti né relativamente all'autore di che cosa potesse trattarsi, e quindi presa a bruciapelo dal compito di presentare questo libro, al quale era stata invitata in quanto rappresentante di un'associazione studentesca, ha voluto mettere nero su bianco parole che io mi sento di interpretare per l'afflato umano, per la reazione assolutamente personale che si è tradotta in questo intervento. La bellezza disarmata è un titolo parlante. Che cosa risuona nella vostra mente sentendo queste parole forti, così intense da non lasciare scampo? Quello che è risuonato nella mia, posso provare a spiegarlo: disorientamento, timore per argomenti troppo pieni, troppo forti, da poter essere descritti con semplici parole. E poi quel sottotitolo che è stato pensato dalla dottoressa Fugaro come titolo di apertura della presentazione di questa sera: non c'è altro accesso alla verità se non attraverso la libertà. I temi erano importanti, sono importanti, forse troppo, e la notizia che avrei dovuto moderare io questo incontro, e vale lo stesso per me, ho molti più anni di questa persona, molta più esperienza, ma per me è lo stesso presente che questa persona sta vivendo. La notizia che avrei dovuto moderare io questo incontro non poteva che trasmettermi una certa soggezione e anche un timore riverenziale rispetto alla struttura che ci ospita questa sera, all'ambiente, al contesto. Così ho deciso di partire dal titolo, e lo decido anch'io stasera. Che cos'è la bellezza disarmata per Don Julián Carrón? La bellezza disarmata è quella che non ha bisogno delle armi per rivelarsi, quella che basta a se stessa. È una potenza che si rivela nell'incontro, quella che non ha bisogno di apparati difensivi, di orpelli, di maschere di ferro, quella che è bella in quanto esercita commozione profonda, quella che si identifica nell'abbassare quelle armi di cui ci sembra tanto di aver bisogno, di cui non ci si rende conto immediatamente dopo averle abbassate di non averne, e nel guardare l'altro, il diverso da noi, e conoscerlo per davvero. Il titolo dato all'incontro che si è fatto a Foggia, il centro culturale Arché, che mi onoro di rappresentare, lo aveva promosso, era "L'altro è un bene, la sfida del vero dialogo senza armi, perché l'altro non è una minaccia ma un bene per la realizzazione del nostro io". Ebbene, questa realizzazione è l'incontro con il punto infiammato nel cuore della vita, con la fede, con la verità, mezzo attraverso il quale si raggiunge la libertà, perché vale la reciproca. Ecco un'altra parola che fa sussultare, una di quelle parole che andrebbero spiegate con altre centinaia di parole. Che cos'è la libertà? Mi sono detta e mi dico ora io, come faccio a spiegare in poche semplici parole a una platea assetata di risposte di quella verità che il libro vuole indagare, che cos'è la libertà? La libertà per Don Julián Carrón è il bene più prezioso dell'uomo, nonché la sua essenza. La libertà nasce dall'impatto con la realtà, dalla necessità di scegliere, di decidere, dalla voglia di soddisfare un desiderio profondo. Ed è proprio quando viene soddisfatto un immenso desiderio che ci sentiamo liberi, liberi di desiderare ancora, perché il desiderio è sete d'infinito, prima che di essere aspirazione alla soddisfazione di qualche particolare. Perché il desiderio dell'uomo è infinito e perché dobbiamo avere il coraggio di desiderare, di credere, di essere liberi. Quanti genitori temono che i figli facciano cattivo uso della libertà? E chi qui dentro è padre o madre di famiglia, questo dovrebbe saperlo a memoria.
e così li si tiene fermi per paura che sbaglino. Ma solo così, solo grazie a quell'incontro scontro con la realtà, avviene la liberazione. Grazie all'altro, che è portatore di una verità aliena, a volte più vera del vero, e che può ridestare improvvisamente in noi quel desiderio da lungo tempo sopito, un desiderio che a volte non si ha il coraggio di esprimere e tantomeno di realizzare. Così, e chiudeva questa presentazione, la chiudo anch'io, a una coppia di ragazzi che sostenevano di non avere il coraggio di mettere al mondo un figlio, un altro infelice. Un giovane amico di Don Julián Carrone, questo è un episodio riportato all'interno di questo libro, risponde: voi avete ragione ad avere paura, siete intelligenti e vi rendete conto che la libertà è una cosa grande e difficile, che la vita è una cosa seria, ma non desiderate di potervi gustare la libertà e non vorreste poter desiderare di essere felici? In un film che viene proiettato in questi giorni nelle sale cinematografiche, un film americano, realizzato da protestanti evangelici, Dio non è morto, a un certo punto il protagonista dice, allora due dei protagonisti dicono in due contesti diversi, in due scene diverse, ripetono la stessa frase: se non rischi quello in cui credi, non puoi esserne convinto. Quindi rischiare la verità di quello in cui si crede è una delle manifestazioni, delle testimonianze più grandi che si possono dare della libertà di accogliere, di ospitare un altro con la A minuscola, ma che a sua volta può manifestare un altro con la A maiuscola, che per Julián Carrón è il tema, è il tema che sfida, che provoca chi vuole leggere questo libro, che è un'ipotesi di lavoro, cioè che è l'utilità della fede, la convenienza della fede cristiana. Questo testo è disponibile in allegato al fascicolo che raccoglie anche l'intervento che ha tenuto Maurice Bignami all'Università di Foggia, lo scrittore uno scrittore che ha vissuto anche in maniera intensamente drammatica gli anni di piombo e che quindi portatore di un'esperienza piuttosto travagliata e anche controversa, e che ha accettato liberamente di confrontarsi con questo libro e con l'esperienza dalla quale questo libro nasce. È in distribuzione anche il testo che molto generosamente il professor Errasulis ha voluto farci avere alla vigilia di questo incontro. Mi limito prima di passare stavo invertendo l'ordine di presentazione. Il professor D'Alessandro non ci ha fatto avere il testo della sua presentazione, perché invece ci aiuterà a entrare dentro la sua esposizione attraverso anche l'uso di slide di testo. Il professor D'Alessandro non è uno scrittore, non è un umanista, è un docente di ingegneria elettronica nella laurea magistrale di ingegneria spaziale dell'Università Sapienza di Roma. Si occupa di fotonica, si occupa di cose che sulle quali, se io provassi a dire qualche parola in più, rischierei sicuramente di scivolare e di dire bestemmie, quindi, visto che non mi sembra il caso, gli cedo subito la parola, perché il suo intervento da, diciamo, non addetto ai lavori potrà ai lavori, in questo caso tecnico-scientifici, ci gioverà sicuramente a entrare dentro le dinamiche di questo testo. Sì, intanto buonasera a tutti e
Grazie per l'invito, sebbene ancora per me questo rimane un mistero, diciamo, perché la domanda che continua a risuonarmi è perché io, in una persona con me, appunto come diceva Lorenzo, che è al di fuori, diciamo, da, se vogliamo, ecco, contesti di tipo letterario o teologico in questo caso, se vogliamo, no? Se vogliamo forse individuare l'ambito disciplinare. E, vabbè, diciamo, un po' faccio parte dell'area geografica foggiana di provenienza, e forse sarà questa la motivazione, non lo so, alla fine ho smesso di chiedermelo, quindi ho detto partiamo per questo viaggio, per questa avventura, perché effettivamente per me l'ho accettata, ecco, come sfida, come esperienza nuova, ecco, quindi essendo ricercatore ho detto mi appello alla mia, diciamo, come dire, sentirmi affascinato dal nuovo, e quindi interpreto questa esperienza in questi termini. La presentazione, diciamo, non per fare scena, diciamo, la faccio attraverso delle slide, perché lavoro in questo modo, quindi in realtà è lo strumento mio quotidiano sia per insegnare che per presentare i risultati delle mie attività scientifiche, per cui è il modo con cui riesco a comunicare, quindi spero che possa essere utile anche in un contesto come questo, e per questo motivo, diciamo, ho messo giù gli appunti, se vogliamo, che ho tirato giù, che sono un po' il risultato di questo confronto che ho avuto attraverso la lettura di questo testo. Diciamo che appunto il mio contributo non sono altro che risonanze, si parlava prima anche di risonanze, cioè leggere il testo e capire cosa fa risuonare questo dentro di me, in base, a partire innanzitutto come semplice lettore, senza nessuna, come dire, competenza ad essa legata, però anche come ricercatore, non tanto delle materie, diciamo, la materia specifica, appunto, che accennava, io mi occupo appunto di fibre ottiche, laser, segnali di luce, modo di comunicare attraverso la luce, no? Ma appunto, se vogliamo, un aspetto, ecco, ricercatore come un aspetto, diciamo, di chi interpreta anche questo tipo di attività come un'espressione del voler andare verso il vero, verso la verità, verso la ricerca, diciamo, del nuovo. Ovviamente come docente, come membro della comunità scientifica, ci tengo a precisare questo, perché cercherò di metterlo anche in evidenza in questo contributo. Ecco, essere membro della comunità scientifica fa risuonare parecchio dei valori anche dell'essere cattolico, ecco, quel modo di condividere sia dal punto di vista scientifico, anche dal punto di vista umano, con i colleghi all'interno della comunità, diciamo, fa risuonare, diciamo, c'è un contributo, ecco, di quello che è anche l'esperienza di un uomo di fede. E poi, ecco, sicuramente come padre e come cittadino, ecco, queste, infine, ovviamente come credente. Quindi io quello che cercherò di fare attraverso queste diapositive è un po', ecco, mettere in luce, grosso modo sono per lo più passi del testo che mi hanno colpito in modo particolare e che in qualche maniera rilancio anche un po' al dibattito, in qualche maniera, insomma, sono quei passi che mi hanno provocato e che quindi sul quale mi sento anche un po' di confrontarmi, ecco, per me questa è l'occasione anche un po' di un confronto, di un'esperienza di questo tipo. Ecco, i punti che toccherò passano attraverso, secondo me, delle parole chiave. Premetto che non sono esaustive del libro, anzi sono sicuro che, diciamo, non,
diciamo, il testo è molto ricco e ha molti, molti aspetti che meritano approfondimento e che, diciamo, una singola presentazione o un singolo contributo non potrebbe esaurire. Quindi mi limito a mettere in luce quelle che sono per me, appunto, quelle che possono essere le parole chiave che un po' escono fuori in modo piuttosto evidente dal libro, e che sono appunto la libertà, del resto anche un po' il titolo di questa presentazione, è coniugata attraverso gli aspetti di quali spazi per la libertà, e qui c'è un riferimento molto preciso fatto all'inizio del libro da parte dell'autore sul riferimento all'Europa, e poi il rapporto della libertà in relazione alla verità, alla ricerca della verità. Quindi ovviamente la parola ricerca, qui userò in modo piuttosto così equivalente quello che è la ricerca della verità suprema, un po' la verità, come dire, teologico, divina, se vogliamo, ecco, dare un appellativo alle verità evangeliche, e anche però la ricerca come tensione a scoprire quello che è più... diciamo anche che diciamo vicino a quella che è appunto l'attività anche di uno scienziato, no? Che va durante la sua attività a non semplicemente mettere insieme dei dati, come anche dice sul libro, no? O interpretare dei fenomeni in modo freddo, ma è proprio anche un'espressione di tensione verso l'infinito. Ecco, poi sicuramente è centrale chiaramente l'accadimento, che è, diciamo, l'incontro con Cristo che viene nella storia, e quindi, diciamo, il dato esperienziale, ecco, del cammino, diciamo, di fede cristiana, che chiaramente è centrale, è veramente uno dei temi un po' al cuore del libro, che però appunto mette in evidenza positivamente, ecco, questo rapporto stretto con la realtà. Infatti c'è sempre questo richiamo forte nel libro di cercare sempre il confronto con la realtà che ci circonda, per non vivere con una fede astratta, ma che passa attraverso la storia dell'individuo e la storia degli uomini con i quali, diciamo, condividiamo questo nostro cammino terreno. E infine sicuramente una sollecitazione molto grande anche come docente viene appunto da ciò che riguarda l'educazione, e sicuramente una occupa tutta la parte un po' finale del libro, e con la preoccupazione anche di capire come educare soprattutto i giovani a non lasciarsi, come dire, abbandonare a se stessi, ma appunto sentirsi sempre sollecitati anche da questa passione che dovrebbe muoverci, da questa inquietudine che dovrebbe alimentare la nostra attenzione verso la ricerca della verità. Ecco, quindi inizierei subito diciamo con questa serie, diciamo, di sollecitazioni che rilancio e che spero possa essere, come dire, un'occasione di confronto. Qui, diciamo, è la citazione dal primo capitolo, in cui appunto l'Europa viene un po' portata come termine, come luogo principale in cui vivere o sperimentare la libertà, e quindi la citazione è: solo se l'Europa diventa uno spazio di libertà dove ognuno può essere immune della coercizione, fare il proprio cammino umano e condividerlo con chi trova sulla propria strada, potrà ridestarsi l'interesse per un dialogo, per un incontro in cui ciascuno offre il contributo della sua esperienza per raggiungere quella certezza condivisa che è necessaria per la vita comune. Quindi, diciamo, l'attenzione all'Europa come spazio privilegiato, forse anche a noi un po' più vicino, al quale, diciamo, dovremmo effettivamente guardare.
Però ecco, pensando all'Europa come spazio in cui sperimentare la libertà, ecco, io pongo subito tre questioni che mi richiamano diciamo un po' anche alla crisi che l'Europa sta attraversando nella sua incapacità veramente di trasformarsi in una vera comunità nazionale, o davvero diciamo c'è questa difficoltà dell'Europa di approdare a quello che dovrebbero essere gli Stati Uniti d'Europa, e che invece rimane ancora imbrigliata soltanto in legami di tipo economico, e che anche un po' forse degli interessi ancora troppo arroccati dei vari paesi che la compongono. Però ecco, pensando anche ai flussi migratori, mi viene da pensare che l'Europa viene vista oggi dagli uomini come un luogo di speranza in cui effettivamente poter riuscire a realizzare l'uomo nella sua totalità. Si guarda ora dall'Africa all'Europa, sicuramente è l'approdo più vicino, però sentire anche le storie delle persone, c'è questo anelito, questa vedere l'Europa effettivamente come il luogo in cui c'è la possibilità, ci sono gli strumenti per poter riuscire ad avere una realizzazione compiuta dell'uomo a 360 gradi. E questo penso che però sia una responsabilità grossa dell'Europa, dovrebbe prenderne maggiore consapevolezza. E quindi diciamo, la seconda questione è strettamente legata, cioè fare questo salto proprio basandosi su questa presa di coscienza dell'Europa come territorio, come spazio in cui i diritti umani sono garantiti, che sono un patrimonio immenso, culla di civiltà, che dovrebbe essere alla base, diciamo, di una formazione ormai, diciamo, costituita come sta. La terza questione però che mi viene anche da pensare è però sufficiente in questa ricerca, diciamo, in questo viaggio, ecco, se vogliamo, nel ricercare lo spazio in cui esercitare la libertà, effettivamente l'Europa l'unico, o si possono delimitare i confini di una regione in cui esercitare lo spazio, diciamo, per la ricerca di libertà? Beh, la risposta è no, soprattutto se mi viene da pensare, diciamo, all'esperienza anche che vivo nella comunità scientifica internazionale, dove non ci sono confini di nessuna sorta. Lì siamo tutti accomunati, anche se nel nostro settore specifico, alla ricerca, diciamo, del vero, del nuovo. E quindi del resto viviamo ormai in un contesto in cui molte tematiche di grande importanza che riguardano tutti, anche che influenzano pesantemente la vita anche di ogni giorno, ormai travalicano i confini nazionali, se non appunto quelli continentali. Quindi diciamo siamo nell'era globale, dove appunto non solo attraverso internet, ma appunto i rapporti economici, le questioni politiche, le questioni etiche di fondo ormai travalicano i confini. Per cui diciamo, ecco, andare al di là dell'Europa è assolutamente una condizione necessaria, e qui diciamo, non lo dico in modo provocatorio, però diciamo lo vedo anche in positivo quello di partire dall'Europa, però di guardare al mondo ormai per molte delle tematiche, ripeto, che riguarda la vita di tutti. Il passaggio successivo è questo rapporto tra libertà e verità. Diciamo, ho visto che riguardo l'autore, un po' richiamando parecchi dei contributi di Benedetto XVI, di Ratzinger, anche prima del suo papato, sul cercare di recuperare in qualche maniera il contributo dell'illuminismo
e mettono in rapporto al cristianesimo, questo mi ha colpito molto perché appunto c'è un grosso lavoro che è riportato, in cui viene riportata, ecco, la ragione come strumento fondamentale per la ricerca della verità, e un po', diciamo, c'è una, da un lato una riabilitazione, diciamo così, dell'illuminismo, che chiaramente quando è nato si è messo in contrapposizione alla Chiesa, però è stato riconosciuto che, e questo, diciamo, è un valore effettivamente molto importante, che non è altro che manifestazione, diciamo, della natura umana di essere uno spirito libero, e innanzitutto anche quello di considerare gli uomini tutti uguali, o tutti degni della stessa, degli stessi diritti. E ovviamente questo legame, ecco, tra l'illuminismo e il cristianesimo viene messo in luce, in cui appunto tutti gli uomini sono uguali, tutti, da questo punto di vista, no? Tutti gli uomini sono meritevoli di essere considerati sullo stesso piano. E un'altra, che appunto un po' chiaramente viene dal cristianesimo. Ora, e quindi, diciamo, ecco, questo diciamo, rivalutare anche questo essere, questo spirito libero, viene messo in relazione anche appunto con i primi cristiani, che tra l'altro è sicuramente una caratteristica ancora oggi del cristiano, che non si inginocchia davanti a nulla se non al proprio Dio, no? a nessuna divinità, e all'epoca quindi agli imperatori. E quindi già i cristiani si erano, diciamo, imposti contro la religione, ecco, di Stato, che un po', come dire, limita, ecco, la libertà dell'individuo. E qui, diciamo, il richiamo ai martiri della Chiesa, ecco, in relazione a questa ecco, sollecitazione dell'illuminismo, e vengono piuttosto portati come esempi di persone estremamente libere e che fino in fondo hanno in qualche maniera esercitato il diritto ad essere, ad avere, diciamo, a rivendicare la loro libertà di coscienza. Ecco, poi ovviamente il valore della ragione, ecco, quindi il valore della ragione in relazione appunto ad un'idea di individuo che sia un individuo attivo, che sia un individuo vivo, che si lascia provocare, che prova, che si mette in dialogo, si mette in discussione e che non subisce, diciamo, in una soggiacere, diciamo, ad una come dire, ad uno status quo, che è evidentemente una parte, diciamo, a mio parere, appunto, fondamentale, che è appunto quello di utilizzare la ragione come espressione di vivacità dell'essere umano. Ora, questo rapporto appunto tra rivalutare il rapporto tra o corrispondente tra cristianesimo e illuminismo sicuramente è stato uno strumento utilizzato dal Concilio Vaticano II per riavvicinare la Chiesa alla società e alla modernità, e rimettere di nuovo, a riaprire un dialogo che sembrava in qualche maniera se non altro sottito. L'altro passaggio importante che sicuramente mi ha sollecitato nella lettura del libro è questa ricerca del vero
come forte tensione interiore. Ancora sì, dall'incitazione diciamo al capitolo 5, citando in realtà le confessioni di Sant'Agostino, viene messo in luce appunto questa inquietudine che si soffisce soltanto quando si arriva al Signore, alla fine del nostro cammino, questa inquietudine che non dovrebbe mai appunto abbandonarci, perché ci aiuta ad avere questa tensione continua a metterci in cammino verso il vero, verso la ricerca della verità. Mi piace molto diciamo quello che è scritto nel testo, che però ho cercato, chiedendo scusa innanzitutto all'autore, ma ho provato a rigirare una citazione a pagina 88 che vi ripropongo, comunque se la ritrovo, ecco. Più si soffoca il pungolo del desiderio e dell'inquietudine, più si offusca infatti la capacità di riconoscere il vero, ossia la risposta alle nostre aspirazioni più profonde. Ecco, io mi è venuta diciamo di rigirarla questa frase, e che la capacità di riconoscere il vero è alimentato dal pungolo del desiderio e dell'inquietudine. Mi è piaciuto diciamo più vederla in positivo da questo punto di vista, e quindi essere in ricerca del vero è una tensione interiore che diventa parte costitutiva di uno stile di vita. E questo vale sicuramente, o dovrebbe valere a mio parere, per il credente, è sicuramente vero per uno scienziato che guarda, ripeto, non soltanto alla propria attività come una soltanto frenetica corsa a raccogliere dati o a passare ore interminabili in laboratorio per mettere i suoi esperimenti, ma è proprio per tirare fuori il nuovo, leggere attraverso la natura il nuovo, e conoscerla ed eventualmente appunto risolvere i problemi che possano, come dire, migliorare la vita di ogni giorno. Quindi diciamo questa attenzione alla ricerca, l'attività di ricerca che passa ovviamente attraverso però lo studio, l'approfondimento, è un modo per alimentare lo spirito. Qui diciamo mi è risuonata diciamo alcuni passi di padre Sertillage, che nel suo La vita intellettuale, Sertillage è un padre domenicano, di voi conosceranno, un filosofo e teologo che è vissuto a cavallo del secolo scorso, che però ha scritto secondo me un testo che è ancora molto valido per chi diciamo fa attività di studio, di ricerca, appunto La vita intellettuale, pubblicato da Studium, e qui dice appunto che l'attività intellettuale, ecco, questo inteso appunto come però chi fa della ricerca della verità e del vero anche la sua attività lavorativa per poter, come dire, procacciarsi il pane quotidiano, pone la nostra anima in evoluzione e non invecchia mai, perché la verità è sempre nuova. E quindi questa è sicuramente una sollecitazione che mi è piaciuto diciamo accostare. Ricerca del vero e anche tensione verso l'altro. Ecco, la ricerca del vero, se volete anche appunto l'attività di ricerca scientifica, non è mai fine a se stessa, almeno quella vera, quella davvero anche di qualità se vogliamo, non è mai fine a se stessa, perché questa non porta a nulla, altrimenti scade in pedanteria saccente. Il lavoro di ricerca vero non è mai un'esperienza narcisistica o frutto di un isolamento. La ricerca del vero è intesa anche come attività di lavoro per uno scienziato, è una forma di tensione verso il mondo reale, verso l'altro, è un percorso che tu fai insieme ad una piccola comunità che può essere il tuo gruppo di ricerca, e che
prontamente sei chiamato a condividere, quindi non è un, come si diceva prima, fine a se stesso, perché il ruolo dello scienziato è sì produrre diciamo, risultati scientifici, ma perché questi possano essere subito, come dire, messi a confronto con la comunità, col quale diciamo, ci si mette in gioco, ti confronti e ti poni in dialogo. Ecco, questo io leggo attraverso diciamo, questi tratti anche diciamo, un cammino, se vogliamo, spirituale e tipico, secondo me, anche di una fede che deve essere approfondita, ma anche condivisa e vissuta in una comunità. La fede, diciamo, vissuta fine a se stessa non è sicuramente una fede autentica. E l'attività quindi di ricerca, addirittura Montini nella sua Coscienza universitaria scritta negli anni 30 quando era assistente della Fuji, ma che secondo me è ancora attuale oggi, rivolgendosi agli universitari per dare un senso all'attività di studio, ecco, l'attività di studio e di ricerca è forse anche una delle forme più autentiche di carità, se vissuta appunto in modo originale. Ecco, l'altro passaggio sicuramente, un po' poi questi, diciamo, questi aspetti io li trovo che si riallacciano tutti insieme, sicuramente un passaggio importante e centrale nel libro, evidentemente, questo sicuramente in vista di un cammino di fede, è l'incontro concreto che si ha attraverso la figura di Cristo e questo anche poi imbattersi nella diversità diciamo della figura diciamo così umana e divina allo stesso tempo di Cristo che però non prescinde dalla ragione e che si realizza in un contesto di libertà. E che sicuramente è una esperienza appunto che si realizza nella storia degli uomini, ma anche nella storia di ciascuno. E questo è un po', diciamo, sicuramente un dato fondante del cristianesimo. Il cristianesimo, dice l'autore, è qualcosa che si può vedere, è un avvenimento, non è una dottrina, un'etica, una consuetudine, un rito, ma poi citando chiaramente il Vangelo di Giovanni, il Verbo si è fatto carne, e questo entrare nella storia non rende astratto il cammino di fede, che quindi diciamo passa attraverso il reale vissuto, che attraversa appunto la nostra vita ed è attraversata da essa, quindi diciamo il dato esperienziale, ecco, dell'esperienza di fede mi sembra un dato diciamo importante e richiamo un po' questo anche, come dire, attenzione che poi l'autore pone nel non prescindere dal reale, no? Dalla realtà, è un po' una manifestazione di questo, diciamo, Cristo lo leggiamo nella storia, lo ricerchiamo continuamente nella storia. E anche qui, diciamo, mi sembra piuttosto pertinente la citazione di Giussani, quando appunto dice che non è l'avvenimento di Cristo un fatto storico, ma è qualcosa che dobbiamo ricercare oggi, ora, in questo momento del nostro cammino di vita ed è diciamo l'occasione per noi di imbatterci anche in una, come dire, diversità umana che è quella espressa
espresso da Gesù Cristo. Appunto la trasmissione del cristianesimo è resa possibile attraverso il rinnovato accadere dell'esperienza originale, quindi l'incontro con un'unità diversa. Ancora sottolineo, diciamo, questo dato importante che un po' rende originale, se vogliamo, e forse affascinante da un certo punto di vista, no? L'esperienza di fede che parte diciamo, o meglio è fortemente legata al dato esperienziale, che si sposa da questo punto di vista appunto con questa attenzione alla ricerca del vero. Quindi l'esperienza va letta, interpretata, compresa e contemplata, e su questo ritorna l'uso della ragione, perché è lo strumento che l'uomo ha con cui riesce a comprendere ciò che lo circonda e cosa gli accade. Ecco, quindi diciamo questa incarnazione nel reale, la realtà è punto di partenza da cui diciamo, si alimenta la fede, e la realtà appunto che diventa, a mio modo di vedere, la realtà che viviamo oggi, ogni giorno, il Kairos, il momento giusto per incontrare Cristo, e quindi diciamo il nostro leggere, anche il nostro vissuto, le esperienze che ci attraversano, passa attraverso questo cogliere in questo momento, ora, e non in un altro momento, la presenza di Dio nella nostra storia. Il passaggio successivo è però anche appunto quello della testimonianza, e quindi non basta essere diciamo coerenti, ma avere ma diciamo alimentare la propria fede e anche trasmetterla attraverso la testimonianza. L'autore parla appunto di testimonianza della pienezza di vita, del cambiamento di mentalità nell'affrontare tutte le circostanze che la fede genera, e che è assolutamente necessaria, altrimenti diciamo diventa una fede inefficace o comunque sterile. Quindi intelligenza della realtà, la comprensione, scusate, io poi non ho l'intenzione del tempo, cioè mi date diciamo poi un cenno, vado un po' più rapidamente. Ok, esatto, sì. Quindi diciamo il contributo dei cristiani quindi è decisivo soltanto se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, e questo appunto uso della comprensione sempre della realtà che è un elemento diciamo fondamentale. Quindi lasciarsi provocare, lasciare interrogare la fede attraverso diciamo la realtà, però attenzione in modo laico, utilizzando gli strumenti diciamo dei contesti in cui andiamo ad operare. Quindi lo scienziato che usa il metodo scientifico con rigore e onestà, il professionista che esercita la sua professione con competenza e serietà, il politico che serve alla comunità con gli strumenti propri della politica per evitare diciamo come dire pericolosi cortocircuiti o inutili ideologismi o radicalismi. Quindi una fede intelligente che fa uso della ragione nutre il senso religioso, e questa diciamo è sicuramente, vado avanti più velocemente, un elemento importante. Vengo all'ultimo punto, che è l'educazione, in cui si riconosce all'università, in cui ci troviamo adesso, un ruolo fondamentale nell'educare all'uso corretto della ragione, l'uso corretto della ragione che è lo strumento appunto, abbiamo visto, imprescindibile per il nostro cammino, il percorso che ci porta al vero.
salto un po', diciamo, il tentativo, come dire, quella critica che condivido, no, sul modo di fare scienza che è soltanto, l'ho detto prima, no, mettere insieme dei dati o mettere giù assolutamente un esperimento e dimostrarlo attraverso delle formule matematiche. La vera scienza è quella che riesce ad aprire nuovi orizzonti e che riesce a porre la domanda successiva. È un cammino, non è, diciamo, il vero avanzamento, anche quando si revisionano gli articoli, alla fine magari ci sarà un esperimento ben fatto, dei calcoli perfetti, ma alla fine uno si chiede: ma che cosa mi vuoi dire di nuovo? Qual è la domanda che poni? Quali scenari nuovi mi fai intravedere? Perché se non si risponde, se non si intravedono questi scenari, diciamo, l'articolo viene rigettato, perché gli esperimenti fini a se stessi se ne possono fare, diciamo, quanti ne vogliamo. E quindi, ecco, importante educare giovani generazioni a usare gli strumenti giusti, a educare anche al dialogo interdisciplinare. Parlavamo prima un po' chiacchierando, oggi le discipline non sono sufficienti a se stesse per poter esplorare il vero, per poter scoprire nuovi mondi, ma la continua tensione verso la ricerca diciamo, porta necessariamente ad un'interazione con il tra le discipline, quindi un lavoro di tipo interdisciplinare. Vado un po' velocemente per non, diciamo, andare troppo in là, e un po', se vogliamo, dal libro viene fuori una critica che ancora, ripeto, condivido, diciamo, della scienza forse dell'Ottocento, di si credeva con le formule matematiche, con le teorie esatte, di poter spiegare qualunque cosa. La scienza stessa ci ha pensato a dire che non si risolvono tutti i problemi, e anche la stessa scienza, attraverso il principio di indeterminazione di Heisenberg, in cui diciamo, possiamo soltanto dare una probabilità che un elettrone si ritrovi in una posizione piuttosto che un'altra, ci dice appunto che è un cammino quello che bisogna fare per arrivare al vero, e che non si arriva mai ad una verità definita e fine a se stessa. Voglio soltanto, ecco, arrivare rapidamente alla parte conclusiva, che mi sembra importante, una sollecitazione che mi ha trovato molto positiva, anche, ripeto, questo qua come figura di docente, educatore, se volete anche di genitore, no? L'emergenza educativa. I giovani oggi non sanno chi sono, preferiscono restare passivi e vivono avvolti in un misterioso torpore. Qui mi piace l'autore che ripesca molti scritti di Papa Francesco, richiamando Sant'Agostino: l'uomo non è un essere tranquillo nei propri limiti, bensì un essere in cammino, e quando non entra in questa dinamica si annulla come persona, si corrompe. I sistemi mondani cercano di affettare l'uomo, di anestetizzare il desiderio di mettersi in cammino con proposte di possesso e di consumo. Ecco, il nostro compito è forse, diciamo, evitare che ciò avvenga per i nostri studenti, per i nostri figli. E quindi il ruolo e la sfida dell'educatore è questa: come fare ad insegnare ai nostri alunni a non avere paura di cercare la verità, come educarli alla libertà, come fare in modo che i nostri ragazzi diventino inquieti nella ricerca, e educare e introdurre il giovane alla realtà in tutte le sue dimensioni fino al suo significato. Qui si pone il problema che un'integrazione globale esige l'integrazione di più soggetti e realtà educative. L'università, la scuola non basta da sola, la famiglia, lo sport, forse l'attività sportiva fatta in modo sano, la parrocchia, le associazioni sono ancora luoghi di senso per concorrere tutti in modo sinergico a questa delicata opera educativa. Quindi, diciamo, il educare e aprire nuovi orizzonti, avvicinare il giovane alla realtà per comprenderla, accendere interessi, passioni, invitare a sognare, convincere ad avere fiducia in se stessi, incitare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, avere visioni di orizzonti ampi,
più ampi del proprio microcosmo, fornire gli strumenti per potersi scegliere i maestri giusti, sapere indicare i testimoni giusti della libertà. Qui ancora lo stesso autore cita Paolo VI, che sostiene che abbiamo bisogno più di testimoni che di maestri, cioè passare attraverso appunto la testimonianza di chi ha fatto già parte di questo cammino. L'educazione non è un problema dei ragazzi, è un problema degli adulti. Qui viene posto appunto anche la figura di un padre in crisi che probabilmente si rende conto del ruolo che ha in questo senso. Quindi è necessario offrire, mostrare una sintesi, evitare tra contenuti, abitudini e valutazioni. Questo può farlo soltanto il testimone. Anche nell'insegnamento universitario la testimonianza di esperienze di lavoro, di esperienze di ricerca fatte all'estero, magari in gruppi diversi, arricchiscono e incrementano la dose di interesse verso le nozioni che si vogliono impartire. Ecco, bisogna insegnare cercando di affascinare gli studenti, altrimenti se non si riesce a fare questo, diciamo, l'insegnamento fallisce. Però il docente innanzitutto deve essere una persona inquieta interiormente, che con la propria attenzione verso la conoscenza della realtà e la verità riesce a trasmettere questo senso ai propri studenti. Avviandomi verso la conclusione, il messaggio Stay Angry, Stay Foolish di Steve Jobs, fondatore di Apple, che fa il suo discorso a Stanford agli studenti universitari, invitandoli a restare affamati e folli, cioè a non perdere mai la curiosità e l'ambizione di cambiare il mondo con un pizzico di follia, è vero e va continuamente riproposto. L'educazione, in ultima analisi, il donare gli strumenti per essere liberi, per essere vivi dentro, per creare nuovi spazi di libertà per sé e per il prossimo, nella realtà in cui si è chiamati ad operare, spazi di verità, di bellezza e di felicità. Grazie per l'attenzione. Scusate. Ringrazio il professor D'Alessandro perché ancora una volta con il suo intervento ha confermato che questo libro fa parlare di sé, nel senso che fa parlare il lettore di sé, non fa parlare di sé soltanto come libro, soltanto come autore del libro, ma il lettore ha la possibilità di far propria l'esperienza dalla quale nasce questo libro, al punto da fornire una lettura così personale che realmente questo libro si presta a essere strumento per incontrare l'altro per quello che è, ma per incontrare se stessi come un altro. Permette al lettore di incontrare se stesso come un altro per quello che è. Vorrei approfittare, prima di passare la parola al professore Rasulis, per ringraziare il pubblico che sta intervenendo questa sera, un pubblico qualificato, la professoressa Gabriella Cotta, il professor Gastone Breccia, l'avvocato Bruno Del Vecchio, presidente di un'associazione per lo studio della storia della Chiesa, che ogni anno dà un premio al miglior libro di storia della Chiesa che sia stato pubblicato, fa capo all'Istituto Sturzo. E quindi passo la parola al professore Rasulis, che ci ha fornito già il testo della sua relazione, che è punteggiato da alcuni passaggi su uno dei quali mi permetto di soffermarmi giusto per introdurlo, e cioè la parola esperienza. Diceva Karl Jaspers, filosofo tedesco del Novecento, grande filosofo tedesco, che l'esperienza è ciò che è accessibile all'uomo in quanto uomo. Ciò che è accessibile della verità è l'esperienza che se ne fa. E la traduzione che questo può avere dallo scrittore, dall'autore di un libro,
al lettore, a chi poi ne usufruisce come lettore, è già questo esperienza, è già questo tema di un'esperienza. E il professore Rasulis è docente di diritto canonico e di filosofia del diritto nella Pontificia Università della Santa Croce. Io ho la fortuna di conoscerlo da più di 20 anni, perché abbiamo condiviso almeno per un tratto, per un segmento importante, decisivo, la comune provenienza dalla guida di un maestro della filosofia del diritto del Novecento, che è stato Sergio Cotta. E mi sento legato a lui, quindi, anche non solo da un'amicizia personale, ma anche dalla condivisione delle ragioni profonde che portano me personalmente a ricercare il vero attraverso lo studio del diritto, lo studio filosofico del diritto, così come per il professor D'Alessandro questo è stato segnato dall'incontro con alcuni maestri che sicuramente ha avuto, che lo hanno introdotto alla ricerca appassionata del vero nel campo della scienza applicata, quindi della fotonica, di qualche cosa di molto avanzato, che non gli ha impedito però, ecco, di entrare in contatto con le dimensioni più profonde di questo libro. Professore Rasulis. Grazie mille di questo invito. Il caro collega e amico professor Civitani, grazie anche di essere in questa sede, la Biblioteca Alessandrina della Sapienza. Bene, di ogni libro si possono fare infinite presentazioni, naturalmente, no? Vorrei giustificare un po' la mia, perché è abbastanza diversa, non è contraddittoria per niente, però è molto diversa, no? Io credo che la mia presentazione, il taglio di queste parole, sia dovuto a una circostanza che per noi uomini è casuale, però non c'è niente di casuale, che ho fatto immediatamente prima una lettura molto corposa della vita di Don Giussani, che mi è stata procurata da un altro amico di Cieli, un canonista. Io sono canonista e filosofo del diritto. Il canonista mi ha procurato il libro di Don Giussani, il filosofo del diritto non soltanto mi ha procurato il libro di Caron, ma mi ha fatto venire a questa presentazione. E dunque penso che ciò abbia determinato in me la tendenza verso la considerazione di ciò che è alla base di questo libro. E cioè il titolo di queste mie considerazioni, che è lì, è molto ambizioso, se si vuole, perché io ho un grandissimo rispetto per il carisma, e devo dire che non è il mio carisma, sto parlando del carisma di comunione e liberazione. Sono riflessioni su questo carisma. Questi due libri mi hanno confermato ciò che già sapevo, no? Però mi hanno evidenziato in modo particolare che c'è una grande continuità, anzi c'è una fedeltà a un patrimonio, e qui mi permetto di fare un'affermazione che in realtà non si può fare se non dalla fede, no? che questo non costituisce una invenzione umana di pensiero o di azione più o meno brillante o suggestiva, più o meno adeguata all'Italia di questo periodo o al mondo, come volete, no? Qui c'è una vera grazia del Signore,
per il bene di molti, cioè quello che sarò sempre chiamato un carisma. Un carisma che è sempre nelle mani degli uomini, no? Sempre come il mistero della Chiesa stessa, no? E dunque anche con i nostri limiti, ma io riconosco la presenza del Signore, un dono che percorre l'intera esistenza di Don Giussani. E veramente quando mi è stato regalato il libro di Don Giussani, scusate che parlo di un altro libro, però che non posso separarli, veramente la prima mia impressione è stato un libro di 1000+ pagine, pieno di citazioni, citazioni letterali, di incontri. Io mi sono detto, darò un'occhiata e dirò al mio amico, interessantissimo. Come si fa tante volte, no? Si prende una cosa, invece è un libro che mi ha preso. E poi un'altra osservazione è che può sembrare a prima vista che sia molto quasi ripetitivo, no? Che escono certi temi in continuazione, però questa ripetizione è vitale, cioè c'è sempre qualcosa di nuovo. Cioè si vede che un uomo che sta pensando, che sta vivendo, che sta... E poi c'è lo Spirito Santo, perché di altri carismi c'è lo Spirito Santo. E si vede un processo molto... Non di una configurazione scientifica delle cose, no? Non un sistemare le cose, ma una configurazione che viene attraverso la storia, no? Che si va facendo poco a poco, però che alla fine risulta una cosa che ha un'unità molto precisa, no? Molto precisa. Bene, e evidentemente questo carisma ha di particolare che per sua natura tende a diffondersi, a incarnarsi in altri, no? Dà origine a una partecipazione, a un movimento, no? E penso che è interessante, comunque, dire che in questo movimento c'è un ordine ecclesiale di origine e di responsabilità, che è Don Giussani. Non so, dovrebbe studiare l'uso della parola fondatore per Don Giussani, non entro lì, io non l'uso, la evito, però forse perché abbiamo un concetto di fondatore molto, molto istituzionale, però c'è qualcosa di fondazionale, chiaramente. E c'è una differenza chiara tra Don Giussani e Carrón come stile. Don Giussani, secondo me, tende ad essere un po' più difficile. Un po' più difficile. C'è tutto un processo in atto che a volte fa fatica come ad esprimersi. Bene, quella fatica reale che si trova in Carrón è, secondo me, molto più lineare, molto più facile. Anzi, devo dire che attraverso la lettura di questi due libri credo di aver capito molto di più su questo carisma. Perché confesso che prima avevo una certa difficoltà a capire la stessa terminologia, cioè che perché vedevo che quando si parlava di esperienza, di avvenimento, di presenza, di senso religioso, di destino, di cuore, eccetera, era come se si parlasse di una realtà che per chi utilizzava questi concetti era molto chiara, per me per esempio, un esempio tipico e fondamentale è il senso religioso. Il
senso religioso e la differenza rispetto alla fede. Penso di averla capito, però perciò mi è stato molto, molto utile. E soprattutto ciò che ho capito, ciò che ho toccato con mano, è che qui non c'è un insieme di discorsi intellettuali, non c'è un intellettualismo inutilmente complicato per dire le cose, no? Cioè, che qui c'è vita, c'è, bene. Io ho cercato in questo testo di fare una sorta di riassunto del carisma per comodità mia, cioè per intenderne io, cioè per poter, forse questo tipo di approccio deriva dal mio mestiere di professore, no? E l'ho fatto a partire da tre aspetti essenziali. L'esperienza, la persona e l'umano. E prima devo dire che nemmeno capivo perché i miei amici di Comunione e Liberazione parlavano tanto dell'esperienza e dell'avvenimento. Poi mi sono reso conto che veramente è molto centrale in questo carisma una percezione dell'attualità, dell'attualità e anche della profondità storico-salvifica dell'incontro con Cristo e con la Chiesa, quando avviene veramente, questa percezione, questa esperienza in realtà c'è stata sempre, cioè non, penso che non c'è cristianesimo senza questa esperienza, non è che venga a Cielo e aggiunga una cosa che non esisteva, però i carismi molte volte mettono in risalto cose vecchie come il Vangelo, però che hanno questa capacità di illuminare. E penso che questa sottolineatura è particolarmente utile nei nostri tempi, no? E anche in tempi un po' prima, quando è cominciato con Giussani, no? Perché per molte persone ancora il cristianesimo appare come un ambito di devozione soggettivistica, cioè che va in chiesa per i suoi bisogni spirituali, oppure una struttura di potere umano, la chiesa, no? La nozione di chiesa non siamo riusciti a cambiarla, tutti quanti quando pensiamo alla chiesa è qualcosa che non siamo noi, non siamo noi, questo è così, dunque perciò si avverte nei nostri tempi drammaticamente l'esigenza di una vera vita cristiana. Vita cristiana. E non è casuale una caratteristica di questo patrimonio carismatico che rifugge molto da qualunque assolutizzazione di un aspetto particolare dell'esperienza, cioè del moralismo, dello spiritualismo, dell'attivismo, una grande fino al punto che questo può essere frainteso, può essere come un pregiudizio contro la morale, cioè, non ci interessa la morale, veramente questo è assurdo, però è che si vuole proprio sottolineare che la morale, la spiritualità, l'azione sociale, tutto trova il suo senso nel mistero e sperimentato nell'incontro con il Signore.
e questo è ciò che dà freschezza, no, alla vita cristiana. Bene, un secondo aspetto, in realtà legatissimo a quello primo dell'esperienza, è la centralità della persona, Il presentatore Prades parla di personalizzazione della fede. L'esperienza cristiana o è personale o non è, è chiaro. Però questo non significa in nessun modo un individualismo, perché è esperienza della Chiesa, esperienza anche personale dell'incontro con l'altro, con il prossimo e nel prossimo con Cristo. Bene, e perciò questo libro, sì, può essere letto in tanti modi, no? Può essere letto, sono gli interventi di Don Carron nei primi 10 anni come successore, può essere letto come un insieme di riflessioni su tanti aspetti importanti della vita sociale, su tante sfide della convivenza attuale, problemi culturali, politici, economici, eccetera. C'è questo. Però alla base io direi che emerge una prospettiva molto direttamente rivolta alle persone, come è logico per il tipo di libro che è. Perciò, per esempio, le domande che pone nella conclusione, come si fa a vivere? Come si fa a vivere? È una domanda apparentemente ingenua, no? Però che è la domanda fondamentale che ci poniamo tutti i giorni, no? Ci alziamo con questa domanda, come faccio a vivere oggi? O poi, che cosa stiamo a fare nel mondo? Di nuovo, una banalità, sì, però è lì. Sono cose che vanno all'assistenza personale. Bene, da questa priorità alla persona viene fuori una conseguenza operativa che è molto presente, no, in tutto il volume. Cioè non mettere la propria speranza, no? Nel cambiamento delle strutture, delle leggi, di quello che è esterno. Non si tratta di disprezzare tutto questo, è importantissimo, però pensare il vero cambiamento è quello personale, quello dell'esperienza. E c'è una citazione qui di T.S. Eliot, a proposito di questi che si fidano troppo delle strutture delle leggi, dice: essi cercano sempre di evadere dal buio esterno e interiore, evadere dal buio esterno e interiore, sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono. E poi questa tendenza verso la poesia è anche un'eredità di Don Carron rispetto a Giussani, cioè, piena di testi poetici. Bene, ho un'altra citazione molto bella: il cristianesimo deve mettere sul palcoscenico del mondo uomini liberi. Lo spettacolo, così lo dice, di uomini liberi dentro la realtà, lavoro, vicende personali, sociali, circostanze di ogni genere. È questo l'uomo libero che rende testimonianza a Cristo. Bene, io penso che qui effettivamente non c'è una sorta di strategia, un piano d'azione, noi iniziamo dalle persone, no, c'è una cosa di identità del cristianesimo, una cosa profonda, molto, molto bene. Non si può sostituire, dice, anche la presenza con un progetto. I progetti devono essere, devono nascere dalla presenza. E il terzo e l'ultimo elemento, esperienza, persona, l'umano. Io penso che è anche molto importante per capire il carisma, cioè l'incontro personale con Cristo conferma e allarga tutti gli aspetti della propria umanità. Tutti gli aspetti.
aspetti della tua vita. Cioè, c'è una decisa affermazione della fede, intesa in modo molto vitale, come via per scoprire e poter vivere tutto ciò che è autenticamente umano. Sono uscite tante cose, professor Alessandro, sulla libertà, sulla ragione, sullo stesso senso religioso, molto caratteristico. C'è un riferimento all'educazione, tanto vissuta e amata da Don Carrone sulla scia di Don Giussani. E mi è piaciuta sempre molto, già l'ho visto due volte, questa definizione di Don Giussani di educazione. Di educazione. L'educazione è una comunicazione di sé, cioè del proprio modo di rapportarsi con il reale. Questa è alle antipodi di una trasmissione di informazioni. Cioè è qualcosa di noi stessi che cerchiamo di comunicare a tutti i livelli, no? Maestra elementare, professore universitario, in realtà vale per tutti gli ambiti educativi, no? E vale soprattutto per l'ambito educativo fondamentale dei genitori, cioè si tratta di comunicare se stessi. Evidentemente in questo se stessi ci deve essere Cristo, se non si comunica questo, però questa è la bellezza della vita cristiana. Bene, qui faccio delle considerazioni interessanti, perché qui questo apre diverse questioni sul rapporto tra il naturale e il soprannaturale. Direi chiaramente che c'è una tendenza molto chiara a rifugire dalla separazione tra il naturale e il soprannaturale. Però c'è un apprezzamento della ragione che ha dato, diciamo, l'illuminismo, no? Però c'è allo stesso tempo un forte anti-illuminismo, un forte anti-illuminismo, no? Cioè della riduzione razionalistica che pretende edificare l'uomo nella chiusura alla fede, no? Considerando questa fede addirittura pericolosa, no? Per il bene dell'individuo e della società. E io direi che sarebbe molto fuorviante pensare che tutto questo comporti una negazione o un'attenuazione della consistenza di ciò che è naturale. Veramente avviene proprio il contrario, no? Cioè l'incontro con Cristo apre il cuore. E perciò vedo che la sensibilità culturale, la sensibilità artistica, solidaristica è molto tipica dei cieli, perché è la capacità di cogliere tanti aspetti dell'umanità, in realtà tutti, perché penso che si riguarda, manca poco. Bene, due cose per concludere. Una, qualcosa dovevo dire come canonista. Devo dire, no, perché mi è venuta, cioè non è che abbia avuto la priori di dire devo dire qualcosa come canonista, cioè, mi è venuta naturale di dire qualcosa come canonista, e credo che è un aspetto che riguarda proprio il rapporto del carisma con l'umano, un aspetto che a prima vista potrebbe sembrare secondario, ma che io credo che integra e fa parte della stessa autenticità del carisma. Cioè, sto parlando qui della dimensione giuridica, però nel senso più nobile e profondo del diritto, no? Inteso come il giusto, si ricordava il nostro caro maestro Cotta. Il giusto nella Chiesa comprende anche una distribuzione di funzioni e di competenze, no? Ed è proprio ciò che avviene tra CL come movimento e l'agire di coloro che partecipano alla sua vita. C'è una distinzione che io penso che sia importante, no? Carrone stesso, a proposito
le opere dice lo scopo del movimento è educativo, è quello cioè di educare persone che possano poi prendere l'iniziativa di generare opere. Ma questa è una responsabilità totalmente affidata all'adulto, alla persona. Il movimento non entra nella gestione dell'opera, perché sarebbe come ammettere che non è capace di generare adulti che si prendono la propria responsabilità. Sarebbe il fallimento totale dell'esperienza di Cieli. Non è che il movimento si disinteressi delle opere, il movimento se ne interessa, ma lo fa esclusivamente svolgendo il compito suo proprio, la generazione dell'adulto. Penso che questa chiara ripartizione di compiti valga per ogni iniziativa individuale o comune ispirata dal carisma in qualsiasi ambito, specialmente in quelli più legati ad interessi particolari o a decisioni prudenziali circa il modo più opportuno di agire cristianamente nella società in ogni momento storico. E mi è venuto alla mente in questo contesto un passo della Costituzione Gaudium et Spes, che ritengo molto importante per il tema della presenza dei cristiani nella società. Diceva il Vaticano II: è di grande importanza, soprattutto in una società pluralistica, che si abbia una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome come cristiani guidati dalla coscienza cristiana e le azioni che si compiono in nome della Chiesa in comunione con il loro pastore. Bene, e finisco con una convinzione che io penso che è alla base del mio crescente interesse per CL, perché ho letto questi libri con molto interesse, no? Perché sono sempre più convinto che i carismi non sono dei compartimenti stagni, che dovrebbero tutto al più mantenere un nesso esterno con l'intera comunione ecclesiale. Io ho personalmente l'esperienza del carisma dell'Opus Dei, da quando ero molto giovane, nel Cile, come laico, poi come sacerdote. Bene, la particolarità di ogni carisma rimanda all'universalità della Chiesa e alla totalità dell'esperienza cristiana. E perciò io penso che nella comunione con il Papa e con i Vescovi tutti i fedeli possiamo imparare da tutti, tanto più quando un patrimonio carismatico si radica e si diffonde consistentemente. E per questa ragione posso dire che mi sento in qualche modo autorizzato a parlare di Cieli, altrimenti non avrei avuto questa audacia. Sempre però con quel rispetto riverenziale che si deve avere dinanzi alle cose di Dio. Perché certamente non si tratta di imitare stili o modalità che richiedono una specifica sintonia carismatica, non si tratta di fondere, però sarebbe assolutamente erroneo. Toglierebbe la ricchezza, proprio una ricchezza importantissima della Chiesa, ma invece si può ricevere molto dal contatto e penso che soprattutto attraverso la via dell'amicizia con coloro che vivono la stessa esperienza cristiana fondamentale, ma con una coloritura diversa che proprio nella diversità illumina anche quella che il Signore ha donato a ciascuno. In conclusione, vorrei citare Papa Francesco quando era arcivescovo di Buenos Aires nel 1998 e ha presentato Il senso religioso, il libro di Don Giussani, no? Perché penso che quelle parole possono anche applicarsi al libro di Don Carrone. Diceva allora Monsignor Bergoglio: non è un libro ad uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento, neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Posso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio, l'esistenza di Dio, la conoscenza di Dio,
ma il problema dell'uomo, la conoscenza dell'uomo, e trovare l'uomo stesso l'impronta che Dio vi ha lasciato per incontrarsi con Lui. Grazie. Ma mi permetto soltanto di sottolineare che